Mi avete mai visto arrabbiata? Beh, forse questo è il caso. Allora, insomma, ho il telefono nuovo, giusto? Avevo fatto la recensione a proposito. Questo è il Wico Wiev 2 Pro. E io il telefono così non lo riesco ad usare. Io ho bisogno della cover perché se no mi sembra che scivoli. Già ho dovuto togliergli la pellicola perché era quelle con le scritte. Una cover, voglio una semplice cover. Prima cosa che ho guardato è stato nei negozi, ma non c'è. Anche quella famosa che è la Cellular Line, che li fa un po' per tutta Italia, anche all'estero, non le fa per questo. Ufficiali Wiko non ne ci sono e quindi ho cercato le compatibili e quindi ho guardato online. Dopo aver girato tutti i negozi, ovviamente, ma nei negozi proprio non esiste per questo tipo di modello, forse nuovo, forse è poco richiesto. Ho guardato online e la prima che ho preso l'ho presa su eBay. L'ho pagata 5,90 euro. Dico vabbè, ok. Era anche carina, venditore italiano con spedizione tracciabile, è arrivata in poco tempo, ma c'era un dettaglio che non avevano fatto vedere nella foto. È completamente chiusa dietro, quindi io ogni volta che devo usare la fotocamera o devo usare quelle per le impronte digitali, dovevo per forza togliere la cover e non aveva senso. Ah, a proposito, ho le foto, quindi aspettate che ve le mostro. Eccola. Vedete che è dietro? È completamente chiusa. Io come faccio a usare la fotocamera? Come faccio a usare le impronte? Quindi questa non andava ovviamente bene. Peccato perché nell'immagine su eBay facevano vedere solamente l'immagine davanti ed è quindi avevo visto il disegno che era carino, ma per il resto non va proprio. Torniamo a noi. Eccoci. Allora, quindi questa ovviamente l'ho rimandata indietro, ovviamente per avere il reso. E devo mandarla con posta tracciabile perché così posso avere il reso. Peccato che era anche il periodo che aumentavano le tariffe postali. Infatti 5 euro, non mi ricordo, 5,90, 6,90 della cover, 7,95 euro di raccomandata. Comunque sia, il servizio funziona bene perché se io faccio una spedizione tracciabile, poi PayPal mi rimborsa la spedizione, quindi per questo, ok, alla fine di spedizione non ho speso niente. Il venditore mi ha già rimborsato la cover, quindi siamo a posto. Visto che non c'è nei negozi fisici, a questo punto dico basta, io voglio usare questo telefono perché non posso sempre stare lì attentissima, anche in borsa si graffierebbe subito. E allora cosa faccio? Va bene una cover trasparente, semplicissima del cavolo, basta che lo protegga un attimo. E lo riesco a prendere bene, poi dopo magari la decoro io. E quindi ne prendo un'altra e questa volta l'ho presa su Amazon ed l'ho pagata 4 euro, 3,90 euro, trasparente, semplicissima. Ma a proposito, ho anche le foto anche di questa. Aspettate che torniamo al computer che ve le faccio vedere. In questo caso, cosa mi mandano? Viev 2. Peccato che io invece ho acquistato la Viev 2 Pro. Infatti ho acquistato quella giusta, si sono sbagliati loro. Infatti vedendo è sbagliato il bocco qua perché qua c'è il flash, la telecamera è sbagliata. Vediamo. Qui sono sbagliate i tasti, quindi è proprio quella per il modello, è proprio quella per un altro modello. Cioè se io faccio l'esempio perché mi viene in mente così, dal Samsung normale al... mi metti a fuoco? Dal Samsung normale al Samsung Edge c'è differenza, quindi anche qui tra il Viev 2 e il Viev 2 Pro c'è differenza, qui comunque hanno detto di aver sbagliato loro. E anche in questo caso comunque sia va bene, la mandi indietro con il reso gratuito e poi dopo mi faranno rimborso, ma io voglio una cover. Posso avere una santa cover? Io a questo punto non so se acquistarne un'altra o
E me lo direte voi se acquistarne un'altra, oppure se la faccio da sola. Ho visto dei tutorial con la colla a caldo. Cioè, non credevo di chiedere tanto una cover. Fatemi sapere se la faccio con voi con la colla a caldo, se l'avete provata voi a fare, funziona, o se provo a acquistarla a qualcun altro. Spero di, con questo video, avervi tenuto un pochino di compagnia e così è meglio. Avervi fatto mostrare le mie tremende vicissitudini. Comunque sia, vi ho recensito sul blog il telefono. Fatemi sapere se l'avete vista. Spero di avervi tenuto compagnia e che finalmente posso trovare una cover. Se ne avete voi da qualche parte, indicatemelo, linkatemelo, così magari vado a vedere. E mi raccomando, se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale, così non perdete i prossimi video assurdi. E anche, mi sto affogando. E cliccate sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima! Ciao!